Ciao a tutti ragazzi, io e Piccettino oggi vi portiamo nel secondo anno del Dylan Dog All Boy. Siamo al dodicesimo numero, è un bimestrale, 24 mesi, 2 anni. Quindi tanti auguri all'All Boy. Iniziamo, è uscito il 15 aprile 2022. Vi ricordo che è un bimestrale, quindi avete anche tutto il prossimo mese, fino al 15 giugno, per poter andare in edicola e recuperarvelo. Perciò abbiate pazienza, abbiate voglia, abbiate anche tempo di andare a cercarlo. Il margine non vi manca. 6,90 € il prezzo, 194 pagine, due storie complete e inedite del buon vecchio Dylan Dog. Partiamo subito con una copertina incredibile di Paolo Bacigliere, Giuseppe Montanari e i colori di Vincenzo Filosa. È una copertina carina perché unisce un multi-Dylan. Come potete vedere, c'è questo multi Dylan che ha quel gusto retro da All Boy in una situazione che onestamente mi ricorda tanti lavori di Bacigliere. Cioè, io ci vedo molto Bacigliere in questa impostazione di copertina. Mi ricorda molto le sue opere di tipo Zero Porno e Compagnia Briscola, La Magnifica Desolazione, eccetera. Ecco, ci vedo molto di Bacigliere in tutto questo. E mi piace molto perché è una copertina. Fintamente semplice, c'è tanto, ma senza appesantire l'occhio, senza appesantire la testa nel cercare di capire. Quindi mi piace. È una copertina che sì, potenzialmente avrei visto bene anche anni fa sulla regolare di Dylan Dog. Quindi mi piace. Non tradisce il discorso old boy, ma non ha nemmeno bisogno di essere eccessivamente canonico classica. Può anche mettere quel piccolo guizzo. Capisco benissimo, però. Scusate, anche chi mi dice è una copertina che. Perché è veramente molto strana, bisogna assimilarla piano piano. Una volta fatto, secondo me l'apprezzerete. A me è piaciuta quasi subito, quindi sì, lavoro ottimo. Entriamo. Scusate ragazzi, ma Racconti di domani, ultimo numero, io ne ho già parlato, come sapete, andate a recuperare la recensione, magari recuperatevi i propri volumi. Sono 6. E ragazzi, tizzano sclavi. Non aggiungo altro, ci sono 6 video che ne parlano, quindi vi invito ad andare a vederli. Frontespizio. E poi abbiamo questi redazionali a intervista, che secondo me sono fighi da morire, anche se a onore del vero, qui l'intervento di Graziano Riga non mi è piaciuto, mi è sembrato un po' una rubacchiata di spazio, non lo so, è carina come cosa, però. Si poteva dare un po' più di spazio agli autori coinvolti. Ecco, queste frasi, questa cosa, un pochino calate nel contesto, mi hanno un po' straniato. Ecco, mi piace l'idea, mi piace l'impostazione, però qui no. Ecco, qui un pochino ho trovato Riga un po' troppo espanso e non dico fuori contesto, ma eccessivo rispetto agli altri. Ecco, forse avrei voluto vedere qualche riga in meno sua e qualche riga in più o di Vanzella o di Camagni. Ecco, avrei visto bene qualcosina in più. Ci spostiamo dall'altro lato, ovviamente le storie le vediamo dopo. Ci spostiamo dall'altro lato e qui invece abbiamo una cosa particolare perché abbiamo una valanga di disegnatori che si sono alternati. Cioè, Mignacco ha i testi, ok? E dopo ci sono ben, ve li elenco dopo, comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disegnatori. Tutto qui. È una cosa molto interessante. Il contributo di Fabrizio De Tommaso è inquietante. Ve lo lascio leggere qua. Comunque a me piacciono le redazioni fatte così. Sono divertenti, sono frizzanti e ti danno quella giusta immersione all'interno della testa dei disegnatori, dello sceneggiatore, insomma, è divertente da leggere e non è il solito parlarsi addosso, è proprio divertente. Quindi queste qui sono le redazioni che mi piacciono, fatte in questo modo. Pubblicità degli albi in edicola, quello in edicola e il prossimo che a breve esce un paio di giorni e ovviamente quarta di copertina, il nuovo All Boy che uscirà il 15 giugno. Questo è il pacchettone, ora entriamo all'interno della storia. La storia di Luca Vanzella, l'invasione degli ultraschermi, è una storia folle, ragazzi. È una storia in cui Dylan compare in un certo modo, poi lo vediamo, diciamo, muoversi in un altro, poi lo vediamo muoversi in un altro ancora. Vediamo questo continuo costruirsi di scatole, è veramente incredibile.
Cioè, veramente, Vanzella è un genio nell'inscatolare la storia, nel costruire molti piani, nel costruire molti angoli di visione e a un certo punto non farti più capire nemmeno chi è buono, chi è cattivo, chi è chi. Davvero incredibile. Si parla nell'introduzione di atmosfera alla Gran Guignol e alla Fantasma di Anna Never. Fantasma di Anna Never mi sembra palese nella goffaggine di Dylan. Il Gran Guignol invece, o Guignol, non so come si pronuncia, l'avevo già detto. Invece è in questa inscatolatura, in questo continuo cambio, in questa finzione scenica che si mischia all'avventura che stiamo leggendo, che poi però fa parte della finzione scenica, cioè davvero è un multiscatolame che poi porta a una conclusione ragionata, magari forse anche un po' banale nel suo essere, nel suo chiudersi, però bella, che comunque chiude il tutto con un senso logico. Davvero, dopo Quertington, credo che Vanzella abbia le carte in tavola per poter portare avanti questo suo gioco di follia e bravura all'interno della storia. Posso dirvi che sì, al primo acchito potrà sembrarvi una storia folle, direte non ci ho capito niente, oppure mentre la leggete vi fermerete, tornerete un attimo indietro per capire se avete perso un passaggio. Sarà una cosa particolare tra citazioni del Rocky Horror Picture Show, tentacoli, mostri, assassini, supereroi, troverete di tutto qui dentro. Però poi capirete quando chiudete il cerchio alla fine tutto quello che avete letto. Ecco, la bravura di Vanzella è proprio questa: straniarvi in maniera folle mentre leggete, chiudere però anche in maniera banale, però chiudere bene il cerchio di quello che avete letto. Per me è un sì grande come una casa. Tra l'altro mi ha molto ricordato le atmosfere del Dylan Dog che fu, per essere in tema, con l'Oldboy. L'ho trovato una storia adattissima anche al lettore vecchio stile di Dylan, quello che magari preferisce quelle cose un po' strane, che dove capisce la cosa solo alla fine. Ecco, secondo me ci sta, è una bella, bella storia. È proprio un Dylan Dog, non trovo altro modo per dirlo. È un Dylan Dog, a posto. Più di così non si può chiedere. Complimenti a Vanzella. Ai disegni della prima storia, Giulio Camagni, L'invasione degli ultraschermi, è un Camagni sugli scudi. Apre con citazione da Rocky Horror Picture Show, anche se a me onestamente mi ricorda più l'inizio della sigla di Elio e le storie tese di Mai dire Goldie qualche millennio fa, ormai di metà anni 90, che tra l'altro è la citazione proprio del Rocky Horror Picture Show. Vabbè, comunque, inizia così, abbiamo un disegno graffiato, molto old style ma molto chiaro, con questi personaggi in alcuni momenti quasi eccessivi, quasi caricaturali, con questi salti di personalità, con questi cambi, con questa anche varietà di costumi, perché è quasi una storia in costume. Il Dylan nella sua uniforme classica lo vediamo relativamente poco ed è una figata. Karloff, diciamo, il regista dottore, è magnifico nel suo modo di presentarsi fin da subito. Tutti i comprimari sono incredibili. Abbiamo Jenny, abbiamo Dylan, cioè veramente è qualcosa di fantastico. Ci sono un sacco di personaggi che si muovono, c'è Spectra, c'è Spencer, insomma, Spencer e Spectra sono la stessa persona, scusate, cioè, vedete tutto questo messo in scena. Ecco, questi disegni sono proprio una messa in scena. C'è Grucio e poi c'è questo continuo saltellare. Ecco, le tavole sono belle, cupe, oscure, ma che riescono ad accompagnarti in questa narrazione che veramente è un tornado. Ecco, queste sono tavole che veramente ti accompagnano. Io posso soltanto dire che mi sono sentito veramente bene a leggerle e spero davvero di rivedere presto Camagni, perché, cazzo, è bravo, poco da dire. Spero di rivederlo presto, davvero. Complimenti. Ai testi Luigi Mignacco, una garanzia storica di Dylan Dog, e qui si diverte un mondo Mignacco. Mignacco qua si diverte un mondo, fa un volo pindarico folle con un Grucio serio, citando a destra e a manca, arrivando a ricitare anche alcune copertine di Dylan, una tra tutti, Lungo Addio qua dentro, a giocare con gli stili, a spostarsi nel delirio.
È un viaggio delirante all'interno di Dylan Dog, all'interno della sua testa. Abbiamo una delle dog girl più simpatiche che sia mai stata creata qui dentro e non ha manco un nome, pensateci un po'. È davvero divertentissimo, con Grucio che fa un po' il Virgilio con questo dilandante, se vogliamo metterla così, ed è veramente divertente da leggere. Qua dentro ci trovate di tutto di più, davvero. Io vi posso dire che ci trovate da Robocop a Terminator, agli Xenomorfi, alla pandemia, anche se quella scena lì un po' mi è sembrata stucchevole, a scelte di ogni genere. Io non so cosa dirvi, ragazzi, veramente una storia calemburica, folle. Che onestamente, ecco, onestamente non l'avrei messa su un All Boy, l'avrei tenuta insieme allo stile di disegno per un Color Fest, non l'avrei messa qui, ma non perché non sia meritevole, è solo che davvero è tanto, è una storia tanta che va assimilata un attimo e magari gli va dato una giusta cornice. L'All Boy forse non è proprio la cornice giusta per questo tipo di storia, in cui onestamente non ci ho trovato. Ci ho trovato Dylan Dog, ci ho trovato anche tanto extra Dylan autocitante, ci ho trovato tanto della cultura base di Dylan, quindi mostroni anni 80, eccetera, però con uno stile di narrazione che avrei visto meglio su un Color Fest, devo essere sincero. Non mi ha deluso la storia, c'è da stargli dietro, c'è anche alcune volte da stendere un attimo il velo su Grucio, alcune battute, quello delle campane, ragazzi, è una di quelle che vi farà rabbrividire forte. Però ci sta, ci sta. È una buona lettura. Forse non nel posto giusto, ma è una buona lettura. Luigi Mignacco, in ogni caso, si conferma uno dei principali autori di Dylan che fu e che è ancora in grado di scrivere quel Dylan Dog. Perciò, sì, davvero, dovete giocare col personaggio, dovete entrare in questa perdita di sé di Dylan Dog e di ritrovare Dylan, ecco, mettetela così. A me è piaciuta, ripeto, forse era più da color, ma mi è piaciuta, quindi i miei complimenti. Davvero, ragazzi, un All Boy frizzante e folle quanto basta. E sì, per me sì, vi consiglio di provare a leggerlo perché potreste trovare quei guizzi che non vi aspettate. Alla grandissima, ragazzi. Seconda storia, ragazzi, Dottor Grucio e Mr. Dylan. E qua i disegni è un delirio. Cioè, abbiamo Marco Nizzoli, Paolo Cammello, Vincenzo Filosa, Francesco Cattani, Lucio P, Sergio Algozzino, Fabrizio De Tommaso. E io che vi devo dire? Cioè, ognuno porta il suo stile, ognuno porta la sua competenza, ognuno porta le sue capacità, ognuno porta un qualcosa di unico all'interno di questo panorama. E c'è poco da dire, ragazzi. Qua c'è il mondo veramente: il mondo di stili, il mondo di incroci, il mondo di follie, il mondo, e anzi, i mondi. Perciò non posso darvi un giudizio univoco, dirvi è bello o brutto, cioè troverete un sacco di cose diverse tra di loro. Ecco, questa è proprio una cosa che mi aspetto più su un Dylan Dog Color Fest che su un All Boy. Però, devo essere sincero, non guasta. Ecco, mi piace questa commistione, questa follia, questo amalgama. Certo, non me lo aspettavo su un All Boy, mi aspettavo qualcosa del genere, magari su un color lungo. Ecco, un color ne avrebbe giovato sicuramente di più, perché c'era magari quel quid anche della colorazione. Però, devo essere onesto, l'agglomerato funziona bene. Ognuno di loro è un professionista, ognuno di loro è un maestro nella penna, quindi io non so bene co cosa dirvi, cioè sfogliatelo e guardatelo. Siate attenti perché troverete dei salti veramente grossi di stile, cioè una tavola è una cosa, aprite la pagina dopo è tutt'altro, quindi preparatevi a questa giro sulla giostra di stili di disegno e sicuramente qua in mezzo almeno uno, due, tre che vi piacciono li trovate. Gli altri non sono sicuramente da buttare, quindi a ciascuno di voi il gusto personale.
A me è piaciuta, anche se un esperimento così l'avrei visto valorizzato meglio grazie al colore su un Color Fest, però con i nomi coinvolti il successo è garantito.